Prende quindi il campionato di serie C dopo la consueta sosta di fine anno allungata per questa volta dalla decisione di protesta attuata dalla presidenza Ghirelli tesa ad annullare la giornata numero 20, vale a dire la prima di ritorno, per protestare contro le politiche governative che poco avrebbero in attenzione i temi della defiscalizzazione in generale per i bilanci dei club sempre più in sofferenza. Il governo ha preso atto, vedremo se agirà. La giornata numero uno del ritorno quindi sarà recuperata nel caso della gara al Leffe Pistoiese, mercoledì 22 gennaio prossimo alle ore 18.30. Intanto vuoi per la sosta, vuoi per la giornata annullata, le arancioni torneranno in campo contro la Perghelottese, pergolettese Almelani dopo ben 28 giorni di sosta. E veniamo alla Pistoiese che alla fine del giorno di andata ha concluso a quota 23 punti in classifica, vale a dire subito dopo la zona playoff con un curriculum di 4 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte con 18 gol all'attivo e 16 al passivo. Già da queste cifre si evince chiaramente che la squadra gestita da Pancaro ha un certo equilibrio nei rendimenti e che se è vero che ha vinto poco, è altrettanto vero che gli arancioni rappresentano un crostino non facile da digerire per tutti. Nessuna vittoria eclatante, ma nessuna sconfitta clamorosa. Con la pergolettese, con cui la pistoiese vinse 2-0 con due gol di Gucci all'andata, scenderà in campo al Melani alle 17.30 dopo che eh, la sconfitta Casalinga col Monza, la pistoese in casa al Melani, ha inanellato ben quattro pareggi consecutivi. Ed è scesa in campo con Pistari, D'Ametto e Camilleri, Capellini, Ferrarini e Vitiello, Bordin, Mazzarani, Stiepovic, Valiani e Gucci. Diciamo subito che gli ospiti, nonostante la brutta posizione in classifica, vivono un buon momento con quattro vittorie e un pari nelle ultime cinque partite. Tra gli arancioni al rientro, come titolare, Valiani, assenti Falcone e Minardi. I solo blu cremaschi, oggi in tenuta blu, hanno al seguito per questa inedita trasferta una ventina di tifosi. Già al primo minuto Gucci, memore della doppietta dell'andata, evidentemente, si rende pericoloso raccogliendo un cross da destra di Mazzarani, rifinito poi da Valiani, ma non impensierendo poi troppo il portiere Ghidotti. Arancioni più positivi ma a ritmi non eccelsi, un tentativo di Gucci di testa parato e un tiro alto di Bordin con in mezzo Pisseri impegnato senza problemi da una punizione di Agnelli. Si arriva al ventitreesimo quando Pancre è costretto a fare entrare Spinozzi per Stiepovic, infortunatosi da un contrasto a centrocampo alla caviglia. Un finale di tempo a tinte arancioni con una posizione di Dametto con palla sulla traversa. Sulla sfera si avventa Gucci, ma Ghidotti con l'asilo di un difensore mette in angolo. Questa è stata una eh, importante occasione. Si protesta poi da parte Arancione per un intervento di Bakayoko su Gucci in area, e vi sono tre ammoniti: Gucci e Camilleri nella pistoiese e Panatti tra i lombardi. 0-0 a riposo dopo 46 minuti. Pistoiese più pericolosa, pergoletta e attenta non vi sono cambi a rientro al quinto si fanno vivi gli ospiti con una botta dalla distanza di Morello con sfera alta grossa occasione per la Pistoesa al decimo un bel intervento del portiere Lombardo Ghidotti su un colpo di testa di Gucci a botta sicura risponde la pergolettese al dodicesimo con una palla di Villa sul secondo palo dove Mucchetti non arriva per un soffio cominciano i cambi al quindicesimo tra gli ospiti entra Canessa al posto di Russo e anche la pergolettese al diciottesimo ha la sua chance di segnare quando su una bella palla servita lì da Morello in area davanti a Pissari arriva Russo che pur battendo di sinistra si fa ipnotizzare dal valido portiere arancione. Al ventesimo esce Valianti dentro a Cappelluzzo nella Pistoiese, finale più intenso, prima Pissari che evita guai su un colpo di testa da breve distanza, poi è il Melan che protesta quando è ancora un episodio in area di rigore ospite che fa gridare al rigore. o fallo rimane in area non sanzionato dall'arbitro. Brero tocca cadendo dopo azione confusissima durata ben 18 secondi, con l'arbitro ad osservare al limite dell'area le nefandezze della difesa ospite che non riusciva a rinviare la palla. L'arbitro per l'esattezza è il signor eh, Tommaso Zamagni di Cesena. Si arriva quindi al 48esimo con gli ospiti asserragliati in area. Ma il risultato non cambia: finisce sullo 0-0, il terzo 0-0 consecutivo per gli Arancioni, che allungano a 5 la serie di pareggi consecutivi e a 12 il loro numero complessivo sulle 20 gare disputate. Non sempre facile è ritrovare il ritmo dopo una lunga sosta. Comunque, oggi la pistolese ha mostrato di avere convinzione e tenuta e di certo quell'episodio nel finale si può lamentare. Almenare due vittorie, sei pareggi e due sconfitte finora, oggi poche presenze, un totale di 646. Prossima gara trasferta in provincia di Novara a Gozzano sabato 18 alle ore 15.